allo stadio De Marsi di Avezzano, in campo San Benedetto Venere e Celano per lo spareggio per la promozione nel campionato di eccellenza. Di Fabio, lancio verticale a pescare il numero 21 Panecasio, controlla il pallone Panecasio, all'indietro per il compagno il numero 14 e forse c'è un intervento, è vicinissimo al gol il Celano. Una linea a 4 adesso, come vediamo c'è il fallo, l'arbitro vede giusto. Accanto c'è anche Torre che fa il movimento. Catalli subito la battuta, il gol! Il gol di Catalli! Lo avevamo detto, su calcio piazzato Catalli è micidiale. Subito in avanti per Pollino, ha il pallone sul destro, la battuta! Parte il traversone, il pallone che scavalca tutto il palo colpito dal San Benedetto Venere. Fidanza, parte il traversone e c'è la battuta, l'uscita di Santoro. Che è il famoso triangolare, no? Tra le vincenti dei playoff. Intanto il Celano ha questa possibilità e qui ci sono gli estremi del calcio di rigore. Calcio di rigore per il Celano. Siamo entrati nel 35esimo minuto, il fischio del direttore di gara, Bruni la rincorsa, la parata di Bassi, ma dobbiamo dire che Bruni ha calciato malissimo. E il pallone a Fidanza, la battuta, poi vediamo se c'è stato il tocco del portiere, no. Ma attacca intanto il Celano, il pallone a Bruni, ciabatte il pallone Bruni, colpisce la base del palo. La sfera lanciata in profondità per Bruni, avanza Bruni, vince il duello con l'avversario, la rete di Bruni, che spettacolo, gran gol di Bruni. Liberati, alza lo sguardo, poi va la battuta, Liberati. Intanto attacca il Celano, Celano che offende, la parata di Bassi su Pollino. Arriva in questo istante il fischio, dunque ci saranno gli overtime. La battuta ancora con il sinistro, questa palla velenosa, Bruni non ci arriva di un niente. Vedremo anche questo, intanto Bassi sbaglia l'uscita, sbaglia nettamente l'uscita, c'è il calcio di rigore. Bruni contro Bassi, settimo minuto del secondo tempo supplementare. Bruni parte la rincorsa, il tiro spiazza Bassi, il Celano in vantaggio 2-1 in questo secondo tempo supplementare. C'è un cartellino rosso su segnalazione dell'assistente, viene espulso il numero 2 Cipriani e fischia in questo istante Di Monte Odorizio, Di Vasto decreta la promossa in eccellenza al termine di 120 minuti più vari recuperi, il Celano è promosso in eccellenza.